Allora, buonasera a tutti. Intanto ringrazio Massimo per aver organizzato questa occasione di incontro, ringrazio tutti quanti voi per la partecipazione. Sono state dette tante cose e alcune le ripeterò ovviamente, in particolare quelle relative alle primarie. Su cui Pier Francesco si è abbastanza soffermato. Una delle domande che ci ha fatto oggi il giornale era proprio questa. Dice, primarie dell'ultima ora solo per mantenere fede allo spirito del Partito Democratico? Cioè, io credo che un partito come il nostro è un partito che si fonda sulla democrazia e chiaramente scegliere il sindaco, sindaco è una delle scelte che il Partito Democratico fa. Scegliere il sindaco con il sistema delle primarie significa evidentemente riuscire veramente a far partecipare le persone. Abbiamo visto qualche giorno fa l'acclamazione di un capo di partito e di lui, e non è questa la nostra abitudine. Può provocare questo anche qualche lacerazione o qualche. Va sicuro che nel caso della scelta al candidato sindaco non sarà così. Noi ci siamo accordati nel dire che in questi 4, 5, 6 giorni che ancora mancano, anzi 3 giorni che mancano, naturalmente diremo delle cose un pochino diverse l'uno dall'altro, che però sono sostanzialmente frutto della sensibilità di ognuno, perché tutti quanti ci rifacciamo alle stesse linee guida del partito. Poi dal 6 saremo esattamente tutti sulla stessa barca, tutti per uno a portare la barca nella stessa direzione. Stessa direzione che è quella appunto della vittoria delle elezioni di giugno, che io penso e spero siano a nostro vantaggio, però c'è sicuramente c'è sicuramente da lottare. Gli avvenimenti degli ultimi mesi sicuramente non hanno fatto bene al nostro partito, alla nostra città. Io in questi giorni, quando sono tra amici, come probabilmente voi, sento insomma affetto, trasporto, eccetera. Poi basta che si cambia un pochino scenario, si va al mercato e si sente quanto effettivamente il cittadino sente su di sé il peso della crisi della giunta Sturani e quanto di questo peso viene messo sulle nostre spalle. Quindi dobbiamo stare molto attenti, anche perché su questa vicenda evidentemente il centrodestra ci marcerà, no? E non solo lui, naturalmente, perché sapete, dell'altra lista con l'ex sindaco Galeazzi, che sicuramente non ci fa piacere e sicuramente non riuscirà evidentemente a portare a termine il suo compito, però è un pericolo per tutti quanti noi e quindi è un momento questo in cui dobbiamo essere non solo uniti, ma avere ben precisi gli obiettivi da raggiungere e raggiungerli in maniera compatta.